Ciao bimbi, oggi come attività vi propongo dei giochi con il vostro nome. Vi ricordate che a scuola la maestra fa l'appello ogni giorno e voi quando sentite il vostro nome dovete rispondere presente, ci sono e andare ad attaccare il cartellino del vostro nome sul pannello del mare che abbiamo preparato. Oggi voglio appunto proporvi un po' di attività col vostro nome. Naturalmente avete anche bisogno dell'aiuto della mamma, del papà o di qualche fratello o sorella. Innanzitutto vediamo quali materiali ci occorrono. Allora, ci occorrono le tempere, se le avete, un piattino da mettere un po' di colore, cotton fioc, una squadretta, le colle, dei pezzettini ritagliati di cartoncino, anche carta di recupero, una matita, uno scotch di carta, pennarelli, acquerelli anche se li avete, un po' di pasta, dei ritagli delle riviste di giornale e poi un po' di pasta sale. Allora, io ho iniziato a scrivere su un foglio bianco il mio nome. Voi provate a scrivere il vostro, o ve lo fate scrivere. Con una matita, una semplice matita, scrivete il vostro nome in stampatello. E poi dobbiamo rendere più bello il nostro nome. Allora, vi faccio vedere come ho fatto col mio. Ho ripassato le lettere, il contorno delle lettere, con i pennarelli. Ho fatto tanti trattini, cercando di cambiare sempre colore, e questo è il risultato. Poi, per rendere più carino il mio nome, ho colorato delle farfalle con la tempera, oppure potete anche colorarle con il pennarello, va benissimo, rimangono ugualmente. Ecco, le colorate tutte col pennarello. E qua, se invece usate la tempera, quando sono asciutte, le incollate ed ecco che è rimasto questo il mio nome. Vediamo un'altra tecnica. Allora, qui avevo scritto il nome di Sara e poi ho ritagliato dei pezzettini di carta colorata e anche qui ho usato la colla ho messo la colla sulla lettera e poi li ho incollati. Potete scegliere i colori che volete e questo è anche il risultato. Poi potreste anche fare una cornice con dei cuoricini, dei fiorellini, oppure con una spugnetta bagnata nel colore potete anche fare una cornice in questo modo. Vediamo adesso un altro modo di scrivere il nostro nome. Allora, qui ho scritto in stampatello, in questo modo, col pennarello nero, Chiara. Poi devo colorare dentro le lettere. Allora, sapete come ho fatto? Ho preso dei cotton fioc, li ho bagnati nella tempera, ecco, ad esempio questo, li ho bagnati nella tempera e poi ho colorato le lettere in questo modo. È anche un'attività molto divertente, sicuramente vi piacerà. E anche qui potete poi abbellire con una bella cornice, con dei disegnini vostri. Ecco qua, guardate bene. Allora, voi non sapete ancora leggere, ma qui c'è scritto il nome di Elena. Vedete? Le lettere bianche formano il nome Elena. Come ho fatto a fare questo lavoro? Potete farlo benissimo anche col vostro nome. Allora, scrivete innanzitutto su un foglio bianco il nome, qui avevo scritto Elena. Poi prendete lo scotch di carta. Non avete neanche bisogno delle forbici con questo scotch perché si strappa anche solo così con le mani. E i vari incollate, fate attaccare il pezzettino di scotch sul contorno delle lettere, in modo che tutte le lettere siano coperte. Poi io avevo usato gli acquerelli, quindi col pennello gli acquerelli, ho colorato tutto il foglio. Vedete come ho colorato? Ho fatto tante strisce colorate, ho usato i colori dell'arcobaleno che mi piacciono molto, ma voi potete usare i colori che volete. Quando è asciutto, fate attenzione e iniziate a strappare, a togliere tutto lo scotch e vedete che quindi la parte dove c'era lo scotch rimane bianca e salta fuori il nome che avevate scritto. Sicuramente anche questo vi piacerà. Poi un altro lavoro, che questo è un pochino più difficile, dovete farvi aiutare perché dovete ritagliare dalle riviste, dai giornali delle lettere, magari ritagliate le lettere un pochino più grandi, no? Vi fate aiutare. Ritagliate tante lettere e con queste lettere chiedete alla vostra mamma e al vostro papà se vi aiutano a ricostruire il vostro nome. Io ad esempio ho ricostruito i nomi che avevo usato per le attività, il nome ad esempio delle maestre dei pesciolini, Chiara, Elena, Daniela, Sara.
Un'altra attività che vi propongo è questa. Allora, bisogna costruire questa tabella, ecco perché ci serve la squadretta, per tracciare delle righe dritte, orizzontali e verticali. Nella parte in alto vi fate scrivere i numeri, allora da 1 fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dopodiché nelle varie caselline provate a scrivere il vostro nome, quello dei vostri familiari, dei vostri amici. Io qua ho sempre ripetuto i nomi che ho usato precedentemente. Allora, il mio nome, vediamo che ne ho scritto una lettera per casellina e sono arrivata al numero 7, a 7 lettere. Il nome Chiara a 6 lettere, nome Elena a 5 lettere, nome Sara a 4 lettere. Poi potete anche ritagliare le strisce e giocare a disporre dal più lungo al più corto, dal più corto al più lungo. E questa è un'altra attività. Volevo ancora proporvi un gioco con la lettera iniziale. Sapete che il vostro nome inizia con una lettera. Ad esempio, il mio nome inizia con la lettera D. Allora, io ho scritto la lettera D e poi guardate, l'ho colorata così, con i pennarelli, con tanti pallini. Ho sempre cambiato colore. Vedete, due gialli, due arancioni, due verdi. Ognuno può scegliere, può usare la propria fantasia. Poi, un altro modo, si può anche giocare così con la pasta sale. Allora, per formare la pasta sale basta anche solo prendere un bicchiere di farina, uno di acqua, uno di sale fino, un po' di acqua, mescolare il tutto e si formano queste palline. Naturalmente potete fare tanti giochi con la pasta sale, ma possiamo anche utilizzarla per disegnare la nostra lettera del nostro nome, dell'iniziale. Allora io faccio dei salamini e poi la metto sul contorno della mia lettera. Ecco, e poi quando è asciutta potete anche colorarla così rimane un po' più carina. Ecco, adesso la lettera si sta quasi formando, prendo ancora un pezzettino ed ecco che la lettera D è terminata. Quando è asciutta si può colorare, anche qui potete abbellirla come volete. Allora, vi sono piaciuti dirmi queste proposte sul vostro nome? Potete anche giocare a dividere i nomi in sillabe, come facevamo quando eravamo a scuola. E quando ci rivedremo continueremo con tutte queste attività. Ciao bimbi, buona giornata!